Signori consiglieri, buonasera. Sono le 21:10 e siamo presenti in 12 di terra aperta alla Provincia del Consiglio Comunale. Punto numero 1, designazione scrutatori. Scrutatori Fontana Salvatore, Locascio Marco e Lanza Giuseppe. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente. Allora, dentro del Consiglio Comunale numero 10 del 23/4/2013, oggetto comunicazione al Presidente del Consiglio, chi approva alza la mano. Approvato. Buonasera. Delibera numero 11 del 23/4/2013, soggetto comunicazione ai consiglieri comunali, che approva il salario. Delibera numero 12 del 23/4/2013, soggetto a richiesta comunicazione al consiglio comunale straordinario e urgente, protocollo numero 7216, che approva il salario. Delibera numero 13 del 23/4/2013, oggetto adesione all'iniziativa del patto dei sindaci, che approva alza la mano. Delibera numero 14 del 23/4/2013, con oggetto approvazione del programma triennale per turismo, sport e spettacolo, che approva alza la mano. Passiamo al punto numero 2. Una mozione presentata dai consiglieri di minoranza Martorana Marco, Fontana Salvatore, Curbato Marinella, Maria Daniela, Priola e Morici Stefano. Anche non sono fatto prima, l'ho intestata a tutti e cinque i consiglieri di minoranza. Prego, consigliere Martorana, vuole leggere la. Allora, mozione finalizzata all'approvazione degli atti di indirizzo della giunta municipale per l'avvio di tutte le procedure necessarie a richiedere all'ANAS S.p.A. la relazione di uno svincolo autostradale in corrispondenza del comparto D area artigianale del comune di Figarazzi. Visto l'articolo 10 dello statuto del comune di Figarazzi approvato con delibera del consiglio comunale numero 76/11/10/2002, il quale riconosce al consiglio comunale attività di indirizzo esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo, quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente. Considerato che negli ultimi anni nel comparto di zona artigianale del nostro comune sono state rilasciate numerose licenze per la costruzione di capannoni per adibire l'insediamento di attività produttive, considerato che nelle stesse strutture hanno cominciato ad insediarsi ad operare aziende attive nel settore del terziario e dei servizi, considerato che nella stessa area la Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di realizzare la propria sede regionale, attualmente in corso di realizzazione, la quale sarà destinata ad ospitare tutte le attività che la prestigiosa federazione svolge istituzionalmente nel territorio della regione siciliana, ritenuto che l'investimento che la Federazione Italiana Gioco Calcio sta realizzando nel nostro territorio merita di maggiore attenzione da parte delle istituzioni cittadine in considerazione delle ricadute positive che esso potrebbe avere in termini di sviluppo sociale ed economico per la comunità figarazzese. Dato atto che nella stessa area il Comune di Figarazzi ha previsto la realizzazione di un impianto sportivo per la realizzazione al quale ha presentato richieste di finanziamento presso l'assessorato regionale turismo, sport e spettacolo, dato atto che l'area di cui si tratta non è attualmente urbanisticamente e viariamente integrata con il tessuto urbano cittadino, ritenuto che la realizzazione nell'area in questione di un vincolo della sufficiente autostrada 29 sia indispensabile e propedeutico per il futuro sviluppo delle attività che si stanno installando nell'area artigianale e di quelle che in futuro potranno insediarsi, i sottoscritti consiglieri comunali del gruppo di minoranza, ai sensi degli articoli 53 e 54 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, chiedono 1. Che il Consiglio Comunale approvi la presente mozione affinché si dia atto di indirizzo
indirizzo alla giunta municipale per avviare tutte le procedure necessarie a richiedere all'ANAS S.p.A., ente gestore della rete autostradale, la realizzazione di uno svincolo autostradale di corrispondenza del comparto B dell'area artigianale del comune di Galazzi, che si demandi al responsabile dell'area competente in materia il compito di avviare l'iter burocratico per dare concreta attuazione al presente atto di indirizzo. La mozione che ho appena letto, come diciamo è in l'oggetto, vuole impegnare attraverso diciamo, il voto della stessa l'amministrazione affinché si attivi presso gli enti competenti, principalmente l'ANAS, affinché si possa realizzare nel nostro comune la tanto desiderata svincolo autostradale. Se ne è parlato da tanto tempo, adesso noi riteniamo che ci siano maturate quelle condizioni necessarie affinché magari l'orientamento dell'ANAS, che fino adesso non è stato molto positivo sulla vicenda, possa mutarsi. Queste condizioni sono principalmente due. La prima l'abbiamo spiegata bene nella nostra mozione, è quella che quella zona del territorio di Figarazzi, che è stata individuata come area di sviluppo artigianale per diciamo, imprese non impattanti dal punto di vista ambientale, mi pare, negli ultimi anni ha cominciato a prendere forma e a svilupparsi. Nella stessa si sono insediate diverse attività produttive, stanno diciamo, realizzando delle strutture affinché possano insediare il disintegro. Nella stessa area, come tutti ben sappiamo, la Federazione Italiana Gioco Calcio sta realizzando un importante investimento, che è quello della realizzazione della propria sede regionale. Questa serie di cose ovviamente fa sorgere la necessità di un'amministrazione comunale che programma il proprio futuro di portargli anche delle infrastrutture. Pertanto la realizzazione di uno svincolo autostradale in quella zona potrebbe essere una di quelle infrastrutture necessarie e utili affinché possano fare da volano per un maggiore diciamo, investimenti da parte di altri operatori commerciali. La stessa federazione di gioco calcio potrebbe farsi carico da un punto di vista anche politico di appoggiare questa nostra iniziativa, dato che il suo investimento nell'area, come detto prima, è rilevante, e la necessità di uno svincolo diretto che porti gli individui direttamente con maggiore facilità alla struttura sicuramente faciliterebbe la stessa federazione. Per di più noi, come ben sapete, nella scorsa legislazione abbiamo presentato un progetto per la realizzazione nell'adiacenza di quest'area di una infrastruttura sportiva. La qualcosa necessiterebbe ovviamente di un maggior rapporto viario con quella che è anche la rete autostradale. Per di più, diciamo, a favorire e riteniamo che possa essere una carta utile da poterci giocare nei confronti dell'ANAS per ottenere la fattibilità di questo svincolo, riteniamo che sia diciamo, mutato anche il contesto sociale ed abitativo del nostro paese. A Figarazzi sono venute a vivere molte persone provenienti da Palermo, dai paesi limitrofi, che comunque vivono a Palermo, per cui c'è una forte prevalenza di pendolarità nell'asse Figarazzi-Palermo. La realizzazione di un svincolo autostradale in questo senso potrebbe benissimo alleggerire il carico viario che per adesso si riversa nei due svincoli di Villa Abate e Bagheria, creando dei numerosi ingorghi e dei lunghi ingorghi
diciamo, incolonnamenti anche nell'autostrada. Per di più a circa, diciamo, un decennio di distanza dall'ultima volta che mi pare sia intavolato questa, diciamo, discussione con l'ANAS, la realizzazione dei due svincoli, dell'ammodernamento degli svincoli di Bagheria e di quelli di Villabate, ancora non è avvenuta. Per cui, diciamo, riteniamo che vi siano le precondizioni affinché questa volta, muovendoci con la giusta tempistica e utilizzando le giuste leve politiche, si possa ottenere un assenso da parte dell'ANAS alla realizzazione di questa infrastruttura. Tra l'altro bisogna muoversi per tempo e con celerità, in quanto siamo in un momento particolare della riprogrammazione dei fondi europei, ma anche dei fondi FAS, che potrebbero, diciamo, venire anche incontro positivamente a quest'opera. L'augurio che ci facciamo pertanto è che questa nostra mozione, che non deve essere intesa come semplicemente una mozione di parte, venga abbracciata da questo Consiglio Comunale, in quanto nell'interesse dello sviluppo della comunità intera. Io ho terminato il mio intervento. Perfetto, volevo semplicemente prima di chiamare l'ingegnere Cecchini a darci delle spiegazioni dal punto di vista tecnico, fare un attimo delle piccole concretizzazioni, ma interventi nei confronti dell'ANAS sono stati fatti anche prima di 10 anni fa, perché nella scorsa consigliatura già questo intavolamento di discorso con l'ANAS era stato fatto, e giustamente per loro non riuscivano a dare una spiegazione logica a questo tipo di investimento, visto che Figalarsi si trova a breve raggio da Bagheria e da Villabate, quindi è nel mezzo di due vincoli, e quindi è vicino all'uno e vicino all'altro, cioè non ritenevano l'esigenza di farne uno nel mezzo. Chiaramente fare lo vincolo prima che la riuscita sarebbe di vantaggio per i nostri concittadini e per chi domani andrà ad avere un'attività commerciale in quell'area. Poi se c'è l'aiuto o la spinta o come si voglia chiamare da parte della Federazione Italiana del Calcio, che ha investito, e di questo ringraziamo, diciamo, un'istituzione che anche un po' peso politico, sicuramente sarà vantaggio. Questo è un aspetto interessante, sarà vantaggio. Noi da parte nostra lo vediamo, giustamente verrà messo voti in consiglio, vediamo quello che ne verrà fuori. È una proposta sicuramente interessante che può dare vantaggio al nostro territorio, ecco, questo è quello che è da sottolineare, che è importante. Poi se tecnicamente è fattibile o se vogliono investire quelli dell'ANAS ci daranno risposta, poi l'ingegnere adesso ci darà delle spiegazioni per vedere se è fattibile ed eventualmente quali sono le procedure per poter presentare questa richiesta, perché non possiamo arrivare a presentare la richiesta magari essere provvisti di qualche altro documento importante come PLG o altro, quindi l'ingegnere ci darà delucidazioni sul caso. Prego, ingegnere Cecchini. Sì, buonasera a tutti. Allora, dal punto di vista tecnico, io ho portato il piano regolatore, se mi consentite lo apriamo così individuiamo un po' la zona di circa, se ho capito bene, dove diciamo, è preventivato, c'è questa idea di realizzare questo svincolo autostradale. Noi abbiamo un piano regolatore approvato nel 2002. Il piano regolatore non prevede lo svincolo perché, come accennava il consigliere Martorana, la filosofia dell'ANAS in quel periodo storico era diversa, perché puntava di più sullo svincolo di Bagheria e su quello di Villabate. Oggi non so quale sarà l'indirizzo, questo sarà poi oggetto di valutazione quando l'amministrazione, prendendo atto di questa mozione, poi valuterà sul da farsi.
Per quanto riguarda quindi lo stato attuale, noi non abbiamo nulla che abbiamo tirato nel piano regolatore. Quello che possiamo fare è trasmettere tutto all'ANSI, che è l'ente competente per prevedere se, dove e quando realizzarlo, perché il Comune non penso che ha questi fondi da investire. Fermo restando sicuramente l'importanza dello svincolo per il territorio del Comune. Ora io passerei direttamente alla valutazione del piano regolatore, così vediamo con l'aiuto dell'assessore. Allora, l'autostrada è questa segnalata. Il confine del territorio però va da questa zona di qua a questa zona di qua. Ora, tecnicamente escluderei l'area che è campita in azzurro, perché in quell'area c'è il vincolo della sovrintendenza relativo al Birramello. Quindi quella zona di là mi permetto di escluderla da un ragionamento che l'ANAS può fare in merito allo svincolo, perché non penso che la sovrintendenza ci consentirà di realizzare uno svincolo in quella zona. Quindi l'area utile ai fini della realizzazione è all'incirca quella individuata dal consigliere, cioè quella della zona artigianale. Per intenderci, la zona artigianale è questa zona di qua. Quindi l'autostrada è qua. Quindi lo svincolo, diciamo, in questa zona di là che abbiamo segnato poc'anzi, potrebbe essere, diciamo, pure realizzato. Poi, per quanto riguarda le strade di accesso e di uscita a questo svincolo, potrebbero essere quella attualmente parallela all'autostrada, quella per intenderci che viene imboccata dalla piscina idra, per intenderci, mentre a valle, verso il mare, diciamo che si potrebbe sfruttare, ma è da realizzare, la strada di piano regolatore prevista per la zona artigianale. Quindi diciamo in quell'area di intervento che abbiamo segnato qua, tecnicamente la possibilità di inserire uno svincolo penso che ci sia. Poi chiaramente, ripeto, sarà demandato all'ANAS la valutazione degli aspetti tecnici, della tipologia di svincolo e dei tempi e delle Allora, io ho premesso che quando questo discorso dello svincolo fu affrontato con l'ANAS, l'ANAS aveva qualche perplessità proprio legato al fatto che noi ci trovavamo tra lo svincolo dell'abate e che è un nodo pure cruciale, perché c'è il mercato frutticolo, eccetera, quindi è quello di Magheria, che tra l'altro nelle previsioni di allora era, diciamo, previsto un nuovo, era previsto un nuovo prima di quello attuale. Oggi, quindi ipotizzando uno dei Ficarazzi all'altezza di Via Merlo, per esempio, all'epoca, giusto? Allora si ipotizzava, diciamo, in quella zona. Già che il suo era, diciamo, considerato da Lanzi come dire, una sorta di corpo in più. Per loro in quel momento storico non era. Quando parliamo? Parliamo, ripeto, del 15 anni fa. 15 anni siamo aumentati un pochino di popolazione, no? Non credo. Nei 15 anni quelle prospettive non si sono realizzate. Questo è il secondo. Della densità di popolazione, no, però secondo me sono dei già la presenza di Piamero rappresentava anche un mezzo fra lui e l'Albano, ora spostato qualcosa più tardi, cioè non sarebbe una mia perplessità personalissima, hai realizzato l'uscita al forum, l'ANAS l'ha approvata, allora sarà lì da fare. Parliamo forse di un mutato, una concezione dell'ANAS di quello che è uno svincolo all'autostrada. Ormai che l'asse del quale parliamo, l'autostrada, è diventata come un'arteria urbana che collega la città a quelli che sono tutti questi centri dell'area metropolitana, come Ficarazzi, La Pada, Castelldaccia. Così come in una circonvallazione ci sono diverse uscite, una vicino all'altra, questa la dobbiamo intendere ormai come una circonvallazione, né più né meno.
che potrebbe alleviare il carico che attualmente veicolare si riversa, quei due svincoli che lei ha citato, che attualmente sono rimasti così come non ci sono. Potrebbe essere un traffico che c'è un lavoro, abbiamo l'acqua di quella parte, non c'è il traffico che c'è. Certo, almeno lo stiamo cercando. Pensiamo! La battuta è buona! Dove erano bambini? La battuta è buona, però pensiamo. Pensiamo un pochettino. Nessuno mi dà mai. No, secondo me diciamo abbiamo tutte le condizioni per poter quantomeno giocarci da casa. Dico, siamo nelle stesse condizioni di quelle che non, cioè io non vinco mai a lotto, però non se lo gioca. Se non lo giochi non lo puoi vincere. Scusate, ci sono altri interventi o domande da fare? Prego, consigliere. Presidente, oggi discutiamo una proposta, una mozione fatta dall'opposizione che in una maniera molto apprezzabile e quindi va attenzionata, perché come ha detto il capogruppo dell'opposizione, effettivamente la realizzazione di uno svincolo stradale a Picarazzi è il sogno, è il sogno di tutti, che ci dobbiamo provare. Parlando con l'amministrazione su questo punto, effettivamente, già l'amministrazione si è attivata affinché si potesse realizzare questa cosa, come ha detto Cicchini, come ha detto l'ordine Cicchini, e quindi è tutta intenzione da parte dell'amministrazione e della giunta comunale portare avanti con fatti certi, perché il sindaco già aveva avuto contatti con quelli dell'ANAS, laddove già sapeva che c'erano dei finanziamenti, disponibili affinché si realizzasse, diciamo, il comporto la palla al palco, perché c'è questo vincolo di Villa Abate che si dovrebbe realizzare, o addirittura si parla di rimodulare quello esistente. E quindi noi, in un certo senso, e la giunta più che altro, e il sindaco, si è attivata affinché si potrebbe fare una proposta e dove andare a realizzare. E come sappiamo tutti, tra l'altro, con delle piccole difficoltà anche strutturale, perché non è che il problema è solo un vincolo, un vincolo l'abbiamo a cuore tutti, ma il problema è tutta una rete che si dovrebbe andare a realizzare. Quindi l'amministrazione si sta muovendo in tal senso, senza nulla togliere l'opposizione all'intervento e alla mozione presentata oggi. Su questo io, Presidente, ti chiedo 5 minuti di, in virtù di quello che ti ho detto, che l'amministrazione si è mossa in tal senso già, ti chiedo 5 minuti di sospensione per parlare con i consiglieri di maggioranza. No, anche perché oggi abbiamo avuto, come sapete, un gruppo di maggioranza, ma ci parliamo con i consiglieri, questo che ci incontriamo. E quindi se è una vostra esigenza, non la capisco, devo essere onesto, dico, perché mi pare che abbiamo ben illustrato il tema. Perché da quello che è, voi condividete la cosa, vi siete anche mossi come amministrazione per fare. Si potrebbe passare, però se avete voi dovete discutere di qualcosa di voi, che ben vengano, se possono essere chiarificatori. Dobbiamo chiedere questo punto. Se possono essere chiarificatori, dico, per voi, per me sono chiari. Io posso mettere le voci. Allora, mi devo dire, mi scuso. Prima di fare la sospensione. Non per il momento, che devo dire, anche tu hai la mia
No, no, prima di mettere in ordine la proposta del consigliere Lomingo, per una ragione, volevo capire se c'era qualche altro tipo di intervento qualificatore e poi eventualmente ci mettiamo in voti, in modo tale che se c'è qualche altro tipo di... No, allora... Perfetto, allora mettiamo in voti la proposta del consigliere Lomingo di sospendere per 5 minuti il consiglio. Chi approva? Approvato da tutti. Allora, sono le 35 e rimaniamo 40. Allora, sono le 40, e siamo nuovamente presenti in 14 e riapriamo la seduta. Allora, interventi da parte di consiglieri, penso che... E appunto, il consigliere Domini. Siamo per dichiarazione di voto. Sì. Credo l'abbiamo fatto mai una velocità, una cosa così breve. Così breve, significa che abbiamo le idee chiare. Allora, dal confronto avuto con la maggioranza, presente. Sì, la sede. Noi, anche se la mozione è una buona proposta, diciamo, ma come avevo già anticipato, già la nostra amministrazione si era già attivata, si sta attivando affinché a Ficarazzi si potrebbe realizzare uno sviluppo autostradale. L'unico, diciamo, perdere di tempo che c'è stato è soltanto tutta la serie, come avevo anticipato, di servizi che devono andare attorno alla rete autostradale. Però la giunta e col sindaco già si sta attivando, quindi anche se è una proposta, mi dispiace, ma la maggioranza boccia in toto. E non voglio lavorare. Desidera di intervento. Scusa, capiamo un po'. Ma che devo dire alla Rosario? Che devo dare al suo indirizzo che già sta facendo gli altri provvedendoci a chiedere l'autorizzazione. Posso c'era l'intervento a parte del consigliere Pino. Grazie. Posso conoscere perché è considerato che la proposta è una proposta di massima, che sicuramente non si discosta dal punto di vista tecnico da nessuna proposta, considerando, ripeto, che è una proposta di massima. Sulla possibilità di realizzare uno svincolo, che voi dite quindi sul quale essere d'accordo, considerato che avete già iniziato, vorrei che ai cittadini, considerato che c'era realizzato, avesse spiegato il perché politico, amministrativo, tecnico, qualunque altro che non ci sia, non sia quella di un'opposizione preconcetta all'opposizione, di capire quale sia il motivo di questo voto negativo. Allora, non c'è nessuna scusa, molta spontaneità, quella mattina gli dissi ci hai battuto sul tempo, nel senso che hai presentato la mozione, però sappi che ci siamo, fatemi finire, sappi che comunque in tal proposito ci siamo già mossi, perché ho parlato con il sindaco e mi ha detto che ha avuto un incontro, e a questo ha partecipato anche l'esperto del sindaco, il Piero Locascio,
e vi aggiungo il tecnico che ha il compito di realizzare il nuovo vincolo che verrà dilavare, quindi dopo un incontro con questo tecnico, e ci ha dato alcune indicazioni di massima e ci ha pure detto, senza penso che è una cosa che si possa dire con molta tranquillità, il momento è buono, i soldi ci sono, quindi cogliete la palla al balzo e presentate questa istanza. Guarda caso, dico, puoi dire se è vero o meno, dico, questo incontro che sappia, con Marco e con il Comune ha presentato questa mozione, e ci sono incontrati. Il fatto di bocciare questa mozione da parte del gruppo di maggioranza non è una strumentalizzazione alla vostra proposta, per noi è un controsenso provare un'amministrazione che si sta già muovendo in tal senso, anche perché poc'anzi ha spiegato l'ingegnere Cecchini che non è soltanto un problema di presentare la domanda e di realizzare lo svincolo, ma attorno a questo svincolo ruota tutta una serie di servizi e di struttura a rete che quella zona è provvista, quindi il comune dovrebbe attrezzarsi sicuramente per fare degli escrovi o rifare l'ANAS, non lo so tecnicamente come va, ma dovrà realizzare delle strade, della rete fognaria, della rete di illuminazione pubblica e quant'altro per questo se cade tutto nel territorio di Carazzi, perché quella zona è a confine con Villabate, quindi andremo a fare un lavoro tra il comune di Carazzi e il comune di Villabate, quindi c'è una certa sinergia. Quindi il voler bocciare la proposta vostra, che il consigliere Danilo ha sottolineato che è meritevole, non è un voler strumentalizzare, però abbiamo ritenuto, dico, parlo a nome del gruppo, essendo il presidente, quindi si è ritenuto volerla bocciare solo per è inutile andare a spronare un'amministrazione che si sta già muovendo in questo senso. Questa era solo la nostra iniziativa, non è strumentalizzazione in nessun caso. Questo è quello che è venuto fuori dalla riunione che abbiamo avuto poc'anzi. Il mio parere è quello che sia il parere dei miei colleghi consiglieri, è che questa bocciatura questo no così netto e così deciso ovviamente sia frutto invece di una visione politica piuttosto ristretta. Grazie. Ognuno resta fermo sui suoi pareri, consigliere Viola. Va bene. Comunque, avendo chiarito questi aspetti e avendo avuto questo scambio di idee, a questo punto penso che mettiamo ai voti la proposta fatta, la mozione presentata dai consiglieri di minoranza. Chi approva la mozione alzi la mano. Quindi sono 5 voti favorevoli e sono il consigliere Morici, Stefano, consigliere Priola, consigliere Curvato, consigliere Martorana Marco e il consigliere Fontana. Quindi ritengo gli altri voti contrari. Quindi contrari per differenza di altri. Quindi non voti contrari, la mozione viene bocciata. Passiamo all'altro punto. L'altro punto che riguarda sarebbe il punto numero 3 del nostro giorno, che è l'integrazione sempre presentata dai consiglieri di minoranza, a firma Martorana, Marco, Fontana Salvatore e Cubatori. Prego, consigliere Martorana. Allora, innanzitutto una precisazione, la mozione è firmata soltanto da come quella di prima, è una questione logistica, non è stata possibile che venisse. Poc'anzi, è una mia dimenticanza, la mozione che vedete c'erano 4 firme e non la mozione, però era una precisazione che io volevo fare. Diversamente da quanto deciso con delibera di giunta anticipata numero 47 del 6 agosto 2013.
con delibera di giunta municipale numero 47 del 6 agosto 2013, l'amministrazione comunale ha deliberato il pagamento delle rate in acconto per la TARES 2013 in tre rate, rispettivamente il 20 ottobre, il 20 novembre e il 20 dicembre del 2013. Come previsto dall'articolo 4,5 del decreto legge numero 102 del 2013, il Comune deve predisporre ed inviare ai contribuenti il modello di pagamento del tributo che, per l'ultima rata dell'anno 2013, deve essere costituito unicamente dal modello F24 o dal bollettino di conto corrente postale di cui al decreto ministeriale 14 maggio del 2013, i quali devono prevedere la separata indicazione delle somme dovute allo Stato e al Comune. Alla data in cui si deposita la presente mozione, ovvero l'8 ottobre del 2013, i bollettini e o i modelli F24 debitamente precompilati, secondo le prescrizioni delle norme sopra richiamate, non sono stati ancora recapitati ai cittadini di Figarazzi. Ad oggi, che siamo al 14, ancora questo non è avvenuto. Tale ritardo, l'invio dei moduli di pagamento da parte del Comune, arrecherà sicuramente notevoli disagi ai contribuenti che, nel rispettare la scadenza del 20 ottobre, avranno appena una decina di giorni utili. Allora, adesso ancora di meno. Allo stesso tempo, è da considerare che l'articolo 5 del decreto legge 102 del 2013, ai commi 1, 2 e 3, lascia la possibilità ai comuni di approvare il regolamento della disciplina del tributo, anche secondo principi diversi da quelli previsti dall'articolo 14 del decreto legge 201 del 2011, e che tale facoltà può essere esercitata dall'ente locale entro il termine previsto per la deliberazione di bilancio che per l'anno in corso è fissato al 30 novembre 2013. È da sottolineare, poi, che il Comune di Figarazzi non ha ancora approvato il regolamento e determinato la tariffa con delibera di consiglio comunale necessaria per l'istituzione del tributo, cosa che al più tardi dovrà avvenire entro il termine del 30 novembre 2013. Al fine di evitare pregiudizi ai contribuenti a causa del ritardo che si sta verificando nell'invio dei bollettini di pagamento del tributo ed a seguito della situazione di carattere eccezionale appena sopra rappresentata, i sottoscrittori della presente mozione, quindi chiesi comunale di imposizione, ritengono ragionevole posticipare al 2014 la scadenza per il pagamento delle rate della TARES, fermo restando il pagamento entro il 16 dicembre 2013 della maggiorazione di 0,30 centesimi al metro quadro dovuta allo Stato. Pertanto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento sul Consiglio Comunale, i sottoscritti consiglieri comunali componenti del gruppo di opposizione chiedono che il Consiglio Comunale approvi la presente mozione con la quale si impegna la Giunta Municipale a posticipare al 2014 delle date che verranno determinate al Consiglio Comunale in sede di approvazione del regolamento sulla TARES. La scadenza per il pagamento delle rate del tributo in questione è prevista con delibera di Giunta Municipale numero 47 del 6 agosto 2013, di fissare il termine del 16 dicembre 2013 per il pagamento della maggiorazione di quell'articolo 10,2, lettera C del decreto legge 2011 201 del 2011, in ossequio a quanto dispone la legge. Ora, la mozione, anche in questo caso, che ho dato lettura, è molto chiara e trae spunto innanzitutto dalla considerazione che questa amministrazione, con una propria delibera di giunta municipale, aveva fissato il pagamento della TARES, di questo nuovo tributo che andrà a sostituire la TARSU, è anche, diciamo, integrata da un esponente di servizi, in tre rate, due di acconto, la cui scadenza è prevista adesso il 20 ottobre, una seconda di acconto il 20 novembre e un'altra a saldo il 20 dicembre. Ora, come si legge nell'annuncio che voi stessi avete pubblicato nel sito internet e avete affisso anche nella casa comunale, i cittadini di Figarazzi avrebbero dovuto ricevere in tempo utile, immaginavamo, a casa i bollettini con l'indicazione, così come previsto dalla legge, dell'importo da andare a pagare. Posto che adesso, diciamo, ci troviamo a
2014 e ancora oggi non sono stati ricevuti dai nostri cittadini questi bollettini, per questa ragione, ma anche per altre, perché adesso ci sono esposti che adesso magari argomenterò un pochettino meglio, riteniamo che possa essere utile e possa essere, si possa venire incontro ai cittadini posticipando al 2014 questa, diciamo, il pagamento di questa quota. Perché, diciamo, posticipandolo tutto al 2014 e non magari slittandolo? In quanto si tratta di un tributo di nuova istituzione, la cui genesi, la cui vita è stata tribolata sin dall'inizio. Più volte si è avuto un intervento legislativo in materia da parte del governo, sono stati spostati le scadenze per le rate, e con l'ultimo intervento poi si è data la facoltà ai comuni di normare anche contro, diciamo, in maniera difforme a quanto fatto dalla legge, questo tributo con un proprio regolamento comunale che ad oggi, devo pure sottolineare questo, questo dato, noi non abbiamo nemmeno ricevuto in commissione per poterlo esaminare. E poiché in fase di approvazione del regolamento abbiamo una piena libertà prevista dalla legge per poter intervenire tanto sulle rate, sulla scadenza di pagamento, quanto sulla determinazione del quantum, riteniamo che sia ragionevole operare questo spostamento. Per di più, la ragionevolezza di questo spostamento viene anche dalla infelice decisione di questa amministrazione di porre tre scadenze consecutive, quando già la legge ne prevedeva quattro scadenze a distanza di tre mesi ciascuna dall'altra. Questo perché? Perché alla fine, diciamo, non ci siamo mossi per tempo, si poteva stabilire un periodo di tempo più lungo e alla fine si è voluto ad accavallare il saldo dell'IMU con quello che è il saldo della TARES, il che, diciamo, sarà un aggravio pesantissimo per i già provati bilanci familiari dei nostri concittadini. Al fine di venire incontro, diciamo, a queste esigenze di carattere morale, diciamo, c'è anche una questione morale sulla vicenda, abbiamo ritenuto opportuno fare questa mozione. Nel fare questa mozione ci siamo sentiti anche rinfrancati da un punto di vista legislativo da una risoluzione del Dipartimento delle Finanze datata 9 settembre 2013, la quale, diciamo, oltre a determinati aspetti, chiarisce anche la facoltà per i comuni di operare uno spostamento di una o più rate o delle rate in toto della TARES all'anno 2014, fermo restando però il pagamento della quota che va allo Stato, ovvero lo 0,30 centesimi di euro a metro quadro entro il 2013. Il parere è autorevole, è del Ministero delle Finanze, non è un parere, è una risoluzione, ovvero un atto. Non ho capito questo passaggio del entro il 2013, la norma dice che entro il 2013 deve essere pagata la quota che fa lo Stato. Con il, ma le vuole con il bilancio comunale, giusto? Con i soldi No. I cittadini devono pagare entro il 16. Chiediamo solo quella parte. Sì, chiediamo il pagamento soltanto di quella parte. Soltanto di quella parte. Diciamo che ci sono pure anche altre argomentazioni che adesso spiegherò e che quindi, diciamo, questa risoluzione, che praticamente è l'interpretazione che il Ministero delle Finanze dà su questa norma e che diciamo viene reso, come si legge qua, sentiti i pareri del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e del Ministero dell'Interno, quindi due organi autorevoli, ritengono che, leggo qua, in relazione alla posticipazione delle rate TARES rifiuti al 2014, si deve infine affrontare l'ulteriore problematica rappresentata dalla possibilità per l'ente locale di fissare nel corso dell'anno 2014 la scadenza per il pagamento di una o più rate del tributo
tutto dovuto e accertato contabilmente per l'anno 2013. A riguardo va sottolineato che l'articolo 5 del decreto legge numero 102 del 2013, ai commi da 1 a 3, riconosce al Comune la possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo che secondo principi diversi da, anche secondo principi diversi da quelli previsti dall'articolo 14 del decreto legge numero 201 del 2011 e che tale facoltà può essere esercitata dall'ente locale entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 che è il comma 1 dell'articolo 8 dello stesso decreto legge numero 102 del 2013 ha differito al 30 novembre 2013. Tale situazione di carattere eccezionale giustifica, dice questa diciamo, risoluzione, giustifica un'eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, fermo restando, come precisato al paragrafo 1, quello precedente a quello che sto leggendo, l'obbligo di versamento della maggiorazione nell'anno 2013 e fermo restando l'accertamento contabile nell'esercizio 2013. Quindi abbiamo anche un appoggio legale affinché questa decisione possa essere accolta. Ad ogni buon fine io deposito agli atti del Consiglio Comunale questa, questa risoluzione in maniera tale che sia un'altra cosa importante che secondo me va, va attenzionata è che nello stabilire le rate di pagamento della della TARES abbiate indicato una scadenza che è errata almeno a quanto si, si legge qua in quanto tale risoluzione il Dipartimento delle Finanze fa riferimento a una norma di legge la quale dice poiché il versamento deve avvenire entro il sedicesimo giorno di ciascun mese di scadenza delle rate come stabilito per i versamenti unitari all'articolo 18 del decreto legislativo numero 241 del 1997 e per quanto riguarda il bollettino di conto corrente postale all'articolo 4 del decreto ministeriale 14 maggio 2013 qualora l'ente locale abbia fissato la scadenza dell'ultima data del 2013 al mese di dicembre il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il 16 di tale mese. A riguardo deve essere evidenziato che i suddetti adempimenti sono necessari sia per assicurare che il relativo gettito venga contabilizzato nel bilancio dello Stato nell'esercizio 2013, sia per determinare sulla base del gettito introitato la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale e l'entità delle misure compensative per i comuni delle regioni Friuli, Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. Secondo me palesi e inequivocabili anche mancanze, io mi sento di valutare l'opportunità di venire incontro alle esigenze dei nostri cittadini se non facendo proprio diciamo questa mozione magari chiedendo 5 minuti di sospensione per trovare una sintesi in maniera tale da se non diciamo differirle tutto il 2014 santo meno di spostare quella più immediata del 20 ottobre allora, e quella diciamo di saldo del 2013 al fine di non accavallare le scadenze previste per il la proposta che fa lei è bellissima soltanto c'è un problema di fondo che lei la mozione l'ha presentata l'8 ottobre dove noi già prima avevamo già sistemato tutta la procedura, avevamo dato la gara per, la per il ruolo, per fare il ruolo, abbiamo fatto la gara per la lettera, abbiamo preparato già tutte cose, oggi ritirare tutto a noi comune ci costa un importo pari a 4.000 euro. Poi per ritirare soltanto perché la lettera già è stata avviata, tutte cose, abbiamo già aspettato tutto, abbiamo messo nella lettera pensando che potevamo arrivare qualche giorno di ritardo, 10 giorni di proroga, dove non è la scadenza naturale del 20 ma diventa il 30 ottobre per poter dare alla nostra cittadinanza un po' di tempo in più. Abbiamo fatto anche la nostra prioritaria che in 6 giorni deve arrivare, abbiamo fatto tutto,
Presentando la partire da quando? Perché partire da quando? Siamo ancora in alto mare. No, no, queste partite rosse arriveranno a ma c'è tutta la procedura è stata fatta, il polo è stato fatto su di te, il polo è stato fatto su di te, scusate, segnala, Marco, vado prima, allora, la volontà, tu riferisci la volontà dell'amministrazione, ormai l'impegno della scadenza ottobre-novembre, cioè era fatto, abbiamo fatto tutte le carte, abbiamo dato la carta, abbiamo fatto l'affidamento diretto alla ditta per poter mandare tutto. Ma però come la vedete? Io avete fatto tutto, però avete scavalcato il consiglio comunale. No, ma questo non avete fatto tutto per me. No, non era questo. Scavalcato perché era componente della giunta, non era il consiglio. Quando sarai porteranno il regolamento, non ci può avere tutta la possibilità di votare tutto quello che può scavalcare il consiglio. Non ho capito, scusa, allora sono attimo. Ho fatto parlare tranquillamente, la volontà dell'amministrazione era nell'ultima data, quella di dicembre, che sicuramente già ci sarà il regolamento, è rinviato ai primi mesi del 2014, questa era la volontà, perché già il trattato era cambiato, ma non perché noi vogliamo fare pagare i concittadini e voi no, perché che cosa? Questa è la motivazione perché non possiamo accogliere questa cosa. A dicembre 2013 lei il pagamento dello 0,30 centesimi, se deve fare comunque, cioè, a oggi la norma è questa, ancora se può, di qua a dicembre, siccome c'è la prima volta, già la norma è cambiata, perché prima la prima volta ci diceva che la TARES si doveva pagare entro il 2013, non si doveva risultare. A settembre mi sembra, non mi ricordo che ci sia la data, è uscita un'altra norma dove di poter potevamo gettare nel 2014. È possibile che sia la risoluzione che abbiamo letto. Beh, sicuramente sarà. Allora sicuro può essere pure che di qua a dicembre cambia la norma, il 0,30 a metro quadro, questo è pure lo ripiano al 2014. Cioè, oggi appunto dobbiamo basare su del ma lo so, però ma non possiamo. Ma è chiaro che se non interviene la modifica della norma ci adopereremo. Ci adopereremo a quello della regola vigente. Per questo non possiamo accettare. Però dico, non è peregrina l'ipotesi che la norma possa cambiare, visto che ci sono dei precedenti. Ma noi ci dobbiamo passare su un dato di fatto, che è quello che c'è una scadenza che voi avete che non avete capito, che non c'è. Sì, ma nella lettera ci ha messo 10 giorni dopo la cittadinanza. Sì, ma come lei dà la possibilità, Presidente, mi scusi. Come lei dà la possibilità nella lettera di una proroga informale? Ma lei risposta, se tu questa richiesta la non la lasciate 15 giorni sì, ma io non so che lei è risposta. Scusa, è di agosto e tu ti presenti il 10 ottobre senza che tu non puoi fare la risposta. Solo questo una precisazione. Io non so che lei predispone come scadenza data 20 ottobre, però non mette in condizioni i cittadini di pagare entro quella data. Questo non lo so, questo lo deve garantire lei, che è amministrazione. Se poi questo non succede, se arriva alla data del 20 di ottobre, data che neanche si attiene alla normativa, perché di solito, perché ripeto come diceva il consigliere Martorana, la data dovrebbe essere quella del 16, semmai non del 20, quindi siamo addirittura a ridosso a due giorni dalla scadenza. Quindi noi non sappiamo, il dato di fatto è questo, che a 7 giorni dalla scadenza che voi avete sicuramente erroneamente stabilito, i cittadini non sono in possesso ancora del modello F24 per pagare il tributo. Ora se lei mi dice che dà una possibilità tacita e informale ai cittadini di poter pagare anche con qualche giorno di ritardo, diciamo, non capisco il perché lei non debba venire incontro a questa mozione di spostamento ufficiale a questo punto della prima data di acconto almeno. Io, è un controsenso quello che sta dicendo lei, perché lei dice di no ad una mozione che possiamo votare in maniera ufficiale, però dà la possibilità ai cittadini in maniera tacita, in maniera informale, di spostare ulteriormente rispetto ad una data di scadenza già assunta lo spostamento del pagamento del tributo. E ripeto che attualmente il Consiglio Comunale non ha votato nessun regolamento, non c'è neanche l'istituzione del tributo stesso.
Quindi non capisco dove sia il problema. Addirittura lei mi parla di spostare una data che possibilmente è tra le tre e quella che non si può neanche spostare. Allora, cosa ti dice? Chiedo scusa. Intanto prima di fare degli interventi per tutti. Io ho chiesto la parola, lei ha Io volevo un attimo prima di passare la parola, ma chiesto la parola anche al consigliere Lanza. Non prendere, perché non penso che ce ne sia di bisogno di prendere di questa dell'assessore di Cuna, che è l'assessore di bilancio. Però l'assessore di Cuna è un organo politico. A me dispiace che oggi non c'è il funzionario. Ma questo dispiace anche a noi. Ma non dipende da noi. A me dispiace. Presidente, c'è l'assessore. Se c'è l'assessore, 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 consigliere, il mio lavoro ha ricevuto l'invito come l'ha ricevuto il mio recettivo. Presidente, è presente l'assessore. A me dispiace, quindi non era solo il consigliere Lanza. Ma lui già aveva preso l'impegno, no? E da proprio stato questo dopo letto, perché non c'è il mezzo detto, te lo devo dire, giusto? Consigliere Lanza ha preso la parola. Stavo subito dopo, prego, consigliere Lanza. Signor Presidente, anche noi siamo dispiaciuti dell'assenza del funzionario responsabile. Causa che comporterà un aumento nelle tariffe.
poi TARES, servizi e rifiuti e servizi, cioè hanno gli illuminati che ci amministrano a livello centrale a Roma, hanno ben pensato di, mascherando questo provvedimento come un ampliamento del federalismo fiscale, di includere nelle tariffe una quota che va a coprire anche se parzialmente i servizi indivisibili, cioè quei servizi che vengono prestati ai nostri concittadini che non ne fanno espressa richiesta, l'illuminazione pubblica per esempio, il posto del corpo di polizia municipale, quindi la sicurezza, la manutenzione dell'estate e così via. Quindi quei famosi 0,30 centesimi che poco fa diceva il consigliere di opposizione, noi sono 30 centesimi al metro quadro che noi concittadini dovremo pagare. Quindi se io per esempio ho una casa di 100 metri, 60 euro li devo, di 130 euro li devo dare allo Stato. Quindi sono aumenti che noi dobbiamo corrispondere al Comune di Ficarazzi, ma che il Comune di Ficarazzi girerà allo Stato. Quindi diciamo mascherano provvedimenti come pseudo federalismo, ma che di fatto non fanno altro che delegare ai comuni un compito di esattori per conto dello Stato. Detto questo, e questo è l'introduzione alla TARES, giusto per informare sui nostri concittadini a cosa andranno in conto, andiamo all'aspetto della mozione. E ci sono due aspetti fondamentali da considerare. Il primo è che, come ha precisato l'assessore, purtroppo ha presentato la mozione di tanto. Perché sono i bollettini che arrivano, siamo i bollettini che sono andati. Non è una mozione di parlare. Non si era avanzato. No, è un po'. Non lo capisco. Non mi vuole tanto parlare su un'altra cosa. Comunque scandale che non ha colpito. Abbiate la bontà di farmi finire. E poi parlare. Scusate, fate finire l'intervento del consigliere. Signori consiglieri, per piacere. Grazie, ma avanti, perché già ci siamo adeguati alla normativa che prevede il pagamento per F24 in regime di normale amministrazione. Questo è un anno transitorio. Nel primo anno transitorio c'è data facoltà ai comuni di pagare anche con un bollettino, come ha fatto Palermo. Normalmente a regime si paga soltanto con F24. Noi abbiamo deciso già da quest'anno di far pagare con F24, se non mi sbaglio tutto come detto. No, la legge dice che il 0,30 deve essere pagato con Non insisto perché l'ho detto prima, rimarrà e lo 0,30, se coincidono la stessa cosa, ovviamente una sola, deve essere pagata necessariamente con un bollettino postale. Non insisto. Chiederemo Fumi al tecnico quando sarà in merito. Dico, ma la delibera di giunta, se non sbaglio, risale ai primi di agosto. All'inizio di agosto. Quindi avrebbe avuto più senso presentare immediatamente una mozione del genere e sicuramente avrebbe data all'amministrazione più possibilità di prenderla in considerazione. Ma detto questo, va preso un altro aspetto fondamentale. Un aspetto fondamentale è che il mese passato, non so, gli amministratori mi daranno conferma, abbiamo pagato gli stipendi ai nostri dipendenti con molte difficoltà, con un po' di ritardo. Un giorno di ritardo. Purtroppo viviamo una situazione finanziaria, economica e finanziaria disastrata, non sappiamo più come assicurare i servizi fondamentali. Posticipare le rate al prossimo anno significherebbe mettere seriamente in ginocchio la finanza del nostro comune, cosa che assolutamente non ci possiamo permettere. Detto questo, poi dico il fatto che già le lettere siano partite o stiano per partire, non lo so, anche questa era una domanda che avrei meglio di porre alla funzione responsabile, lo farò domani al comune sperando di trovarlo. Che stavo dicendo? Nella lettera, che è stato riferito stamattina e ha avuto modo di parlare con la genere, mi ha detto che viene specificato, visto il ritardo con il quale queste lettere stanno arrivando nelle case dei nostri concittadini, la possibilità di pagare con ritardo, mi sembra che sia scritto 11 giorni di ritardo, cosa che è stabilita e già sancita
dalla normativa dei consumatori. Dico, chi ha fatto latino ripetere non fa male, anche perché non tutti lo sanno. E quindi voglio dire, in questi casi, a maggior ragione, se come ormai è quasi sicuro che queste F24 arriveranno addosso alla scadenza del 20, sicuramente i cittadini avranno la possibilità di pagare anche con un ritardo di una decina di giorni. Dico, per queste motivazioni, ma soprattutto il fatto che la persona economica che finanzia il nostro comune, che manda la sessione in Portogallo, la nostra valutazione della mozione non può che trovare una votazione negativa. Allora, un attimo, c'è il consigliere Piola che va a risolvere. Infatti all'indicazione latina del collega e anche per il ricordo di mio papà, dico che il mio anziano esiste, non è l'escusa, quindi ad agosto tutti quanti avremmo dovuto sapere quello che sappiamo, visto che la norma è precedente, la legge non permette l'ignoranza. Per adesso questo volevo dire che quello che pare a me, a prescindere da una mozione che possa essere votata o non votata, è che qua dice chiaramente che il versamento deve essere fatto entro il 16° giorno del mese di indicato. Considerato che sono state deliberate delle rate, poi non è più un problema di mozione, poi è un problema che fisicamente l'anno in corso non permette il versamento di delle rate, perché siamo oltre il 16, non credo che possa predisporre un F24 o dei bollettini postali come avrebbe dovuto essere entro stasera. Di conseguenza qua non è più secondo me un problema di mozione, poi è un problema che a meno che non si preveda che due rate vengano pagate entro il 16 del mese di dicembre o due rate entro il 16 del mese di dicembre, non c'è fisicamente la possibilità di fare pagare nell'anno 2013 tre rate di TAES a differenti ragazzi. Quindi ripeto, siamo al di là della mozione a mio stesso parere, questa è la mia opinione. Soltanto per dichiarazione di voto, io ritengo irricevibili le motivazioni date dall'amministrazione e dai consiglieri di maggioranza che a loro volta ritengono, diciamo, la nostra mozione diciamo, non votabile. Primo, perché a quanto abbiamo capito, diciamo, è pervenuta in ritardo rispetto a quella che era la tempistica. Dico, noi abbiamo fatto affidamento a quanto l'amministrazione aveva predisposto. Se agli inizi di ottobre ancora questi bollettini non arrivavano, non lo potevamo sapere ad agosto. Questo mi pare più che normale, lo potevamo sapere soltanto agli inizi di ottobre. E a quel punto ci siamo mossi per tempo e tempestivamente con urgenza. Anzi, devo ringraziare la Presidente, questa volta diciamo, ci ha concesso, diciamo, l'urgenza, ma non poteva essere diversamente. Pertanto, diciamo, soltanto in quel momento potevamo attivarci e lo abbiamo fatto con assoluta tempestività. Ritengo indicibile la motivazione data dall'assessore, che ormai è troppo tardi, anche perché i bollettini sono stati predisposti, gli inconvenienti per la cittadinanza sono limitati da questa previsione di 10 giorni ulteriori, che se ci togliamo la domenica diventano 9. Quindi, diciamo, in nove giorni le persone ci dovranno precipitare presso le poste, presso le tanti. Ma lasciamo anche il sabato, quindi diciamo che anche in questo poco tempo avete concesso in più ai nostri cittadini per evitare la sanzione, quello che ho capito, cosa che secondo me non è nemmeno attuabile a norma di legge, perché il regolamento lo prevede. Mi auguro che su questo almeno gli accertamenti nelle sicuramente. In ogni caso, quello che voglio dire, ecco perché la motivazione che avrete indicibile è che il fatto che voi non potete differire questi pagamenti al 2012 almeno uno
degli acconti del saldo al 2014. Almeno a questo ci siamo arrivati. Dopo la nostra mozione è veramente entrato la nostra che si è mossa in ritardo e pertanto l'ente che si è aggiudicata questo appalto non ha potuto materialmente far arrivare a un tempo accettabile questi bollettini o è della ditta, perché se nel primo caso dovete ricordare che abbiamo inviato l'anno scorso 250.000 euro di accertamenti ICI e stando a quanto viene nella relazione dei revisori ne abbiamo incassato 56, quindi nemmeno ci abbiamo recuperato il costo, quindi mi pare che un danno forse ci sia sotto questo aspetto. Pertanto, visto che già ce ne siamo accollati, non c'è un problema, ma se il problema è della ditta che è venuta meno l'obbligo contrattuale, allora per quale motivo non si può agire in danno della ditta e fare in modo che non si debba ripercuotere questo inconveniente nei cittadini? Pertanto, per queste motivazioni che ti ho detto, noi riteniamo indecidibile le vostre motivazioni. Voteremo a favore della nostra mozione. Sei gioco piano. Cara amministrazione, dico, io poco fa ho espresso le reali motivazioni, a parte 4.000 euro di danno erariale, per la realizzazione di una estrema e pressante necessità di questa amministrazione di avere ossigeno per poter assicurare una cosa sola, perché però, visto che questo è il problema, dico, stamattina abbiamo fatto la riunione di capigruppo nella quale io ho detto a lei e al consigliere Domenico. Fammi vedere Marco, e poi va. Stavo dicendo. Il discorso della... che non è soltanto la liquidità che potrebbe andare. È un problema di bilancio. No, perché magari mi sto pensando di dire qualcosa che magari l'amministrazione non è a corrente, ma che secondo me è opportuno fare in questa sede. Innanzitutto volevo dire, riprendere un discorso che è emerso poco fa, la volontà dell'amministrazione di contemperare le due esigenze. Ci sono due esigenze che purtroppo vanno in contrasto. Uno è quello di permettere e rendere possibile un pagamento giusto ed equo ai nostri concittadini. L'altro è permettere a questa amministrazione di poter continuare ad amministrare. Purtroppo sono due esigenze che contrastano. Abbiamo affrontato il problema sia con il sindaco, con l'amministrazione tutta e con il responsabile dell'ufficio finanziario. Purtroppo Marco tu non partecipa alle riunioni di maggioranza, quindi non so se non le sa. Abbiamo fatto diverse riunioni di maggioranza, abbiamo posto al ragioniere. È un consigliere Marco, non mi dispiacerebbe. Dico quando dicono loro, abbiamo signori, per piacere, fate finire l'intervento del consigliere. Abbiamo rappresentato all'ufficio finanziario la necessità di spostare le rate al 2014, perché purtroppo quest'anno i cittadini si vedono costretti a pagare due volte la tassa. Per esempio, chi come me la paga in un'unica soluzione, io pago da giugno 2013 la tassa del 2012. Quest'anno pagherò la tassa del 2013, cioè pagherò due anni in uno. Così come me
tutti i cittadini di Galazzi. E purtroppo è difficile, con i tanti tributi che abbiamo, che dobbiamo fronteggiare collocando le tasse, perché paghiamo l'IMU, paghiamo la TARSU, le ditte, tutti i nostri piccoli e medi pagano contributi e quant'altro. La risposta sempre l'ho già detto, l'ho detto io, però non è materialmente possibile, altrimenti entriamo in una situazione di vero dissesto e di crisi di liquidità, anche perché lo Stato centrale ci centellina le risorse, ancora aspettiamo diversi finanziamenti, diversi trasferimenti da parte dello Stato centrale. L'unica soluzione che è emessa era, se la normativa lo permette, a questo punto non lo so più perché c'è molta confusione nella normativa, spostare il conguaglio. Spostare il conguaglio agli inizi del mese 2014. Su questa tematica il ragioniere è stato possibilista, anzi stamattina diceva questa è fattibile, è intenzione dell'amministrazione operare in tal senso. Il conguaglio c'è lo 0,30? Nel conguaglio ci sarà lo 0,30. Non è possibile spostarlo all'anno dopo. Il ragioniere. Allora, questa è la cosa. Ma questa è la se è cambiato lo sbaglio, si può cambiare. Oggi è appunto interrogativo. Allora, fermo. Se non cambia lo sbaglio, lo 0,30 si pregherà. Entra il 31 dicembre. Il conguaglio sarà rinviato. Ma se so. No, io. Siccome per me le parole hanno un senso della lingua italiana e le parole sono indicazioni intente e vanno rispettate, io a questo punto, caro Presidente, chiedo di rinviare questo punto e ripeterlo alla presenza della Regione Remo. Così ci potrà dare maggiori delucidazioni anche in merito a quella incongruenza prospettata dal consigliere Priola, che sicuramente, se così è, non è in rilevante. Grazie. Ma rinviato, no, stai calmo, presidente. Posso prendere la parola? Ne ha facoltà. Allora, io a questo punto colgo, diciamo, la parola al Paolo, dalle ultime parole del consigliere Lanza, per, diciamo, fare questa considerazione che si riallaccia ad una colloquio che abbiamo avuto questa mattina in sede di conferenza di capitolo, al termine della quale io vi ho posto la questione, vi ho detto in merito alla mozione della TARSU che noi abbiamo presentato, se voi come maggioranza ritenete che al lato alle motivazioni la condividete, diciamo, nella sostanza, ritenete che al lato alle nostre motivazioni ve ne siano altre da tenere giustamente in considerazione e di uguale rilevanza, quale può essere sicuramente la crisi di liquidità che può generare lo spostamento in toto del tributo al 2014, questo fatelo presente. Noi siamo disponibili come gruppo di opposizione a ritirare la nostra mozione, purché però, mi dica se non è vero, se mi sto sbagliando, purché però al momento in cui siamo qui seduti stiliamo un'altra mozione e la condivisa e la firmiamo il Presidente del Consiglio e i due capi gruppo, ovvero io e il consigliere Domino, che era pure presente. A questa mia disponibilità non ho ricevuto risposta, ma comunque non voglio essere polemico perché la situazione mi secondo, le abbiamo risposto dicendo abbiamo, quindi non è di maggioranza, quindi non sapevamo in quel momento nemmeno noi qual era la situazione. Però non voglio essere polemico in questo momento, voglio semplicemente ragionare su questa possibilità che a quanto pare è anche nell'intenzione dell'amministrazione di far slittare al 2014 se non tutte le rate, perché questo determinerebbe un problema di liquidità che genererebbe un disservizio, perché comunque lo stipendio ai lavoratori va pagato, mi pare corretto, tanto a quelli che lavorano ai comunali quanto agli operatori del Comes, visto che si tratta della tassa sulla spazzatura. Dico, per quale motivo? Dico, 5 minuti di sospensione ci sono stati. Facciamo quest'ultimo tentativo, se arriviamo a una determinata mozione comune, dico, io sono pronto pure, smentitemi, a ritirarla,
e a votare una mozione comune che comunque permetta ai cittadini di alleviare il proprio peso, poter avere un maggior tempo per anche digerire il tributo. Io, consigliere Mattarella, mi scusi se mi permette di interromperla. Volevo semplicemente dire una cosa, non basti pure che ho capito male io e quindi eventualmente mi corregge. Dico, mi sembra inopportuno in questa sede formulare un'altra mozione senza aver sentito il capo dell'ufficio ragioneria, il ragione Rodi. Cioè, secondo me è più giusto, cioè lei oggi mi dice di formulare, ma politico cosa? Ma è lui, cioè è la persona che tiene i conti del comune, io gli vado a cambiare le carte in tavola senza sentire il suo parere. Mi sembra inopportuno fare una cosa del genere. L'intervento del consigliere che è stato proprio mirato a questo. Se convochiamo, se rimandiamo il punto all'ordine del giorno domani sera e c'è la presenza delle due povere, se le vogliono qua prendere l'impegno di girare le canzoni, che il conguaglio si può fare, si può spostare, ma non un mese, anche di tre o di quattro, ben venga e lo votiamo tutti. Ma mi sembra opportuno sentire il capo dell'ufficio della ragioneria, cioè andiamo a votare cosa? Ma attenzione, perché poi che fine, consigliere? A che fine? Con sincerità, io le assicuro a cosa? Se poi non può essere attuato, o se è attuato o andando. Allora, con la sincerità, la domanda è questa, se non può essere attuato, se è attuato o andando. Cioè, con quale responsabilità ci dobbiamo ricordare? Con quale responsabilità ci dobbiamo ricordare? Un altro inizio del genere. Presidente, io volevo chiedere una cosa in merito a un'eventuale proroga delle scadenze, non so, magari in presenza del segretario, se considera il fatto che diciamo è stata la giunta a dare le prime indicazioni, diciamo, per quanto riguarda, diciamo, la TARES, se considera il fatto che non c'è ancora il regolamento, se questo eventuale spostamento deve essere deliberato dalla giunta o dal consiglio comunale. Ecco, quindi noi diamo eventualmente un indirizzo, votiamo un altro indirizzo alla giunta di modificare la delibera di giunta che ha approvato all'uopo, diciamo, della data che è scritta con la mozione. Questo è la sto prendendo come questione, infatti la segretaria prontamente mi ha risposto. Quindi quello che voglio chiedere è questo: il consiglio comunale non può votare lo spostamento, ma visto che non c'è un regolamento, ma può, ecco, la mozione è quella, il problema è. Sì, questo sì. Non è nemmeno obbligatorio anche se il consiglio dovesse votare. Cioè non è vincolante per la giunta. No, e questa è un'ulteriore precisazione che era giusto a prescindere. È una questione di correttezza. Siccome il regolamento sarà fatto, perché la legge ci lo dobbiamo fare sicuramente. A maggior ragione possiamo lavorare sulla terza data tutta assieme per spostarla. Sì, ma attualmente la terza data, almeno lo 0.30 non si può spostare. Non si può spostare. Nella tua proposta la cosa senza il soggetto principale, che è la giunta. Cioè, tanti sta avendo conti che non sappiamo. Allora, accogliamo, penso, normalmente. Cioè, secondo me, la consiglieranza è quella più giusta, quella di spostare la comunicazione del consiglio comunale anche da una sera. Chi ha approvato alza la mano, ha approvato grazie.
fisico. Allora, consigliere Mantovani, prego. Allora, noi ci siamo riuniti e abbiamo parlato tra di noi. La nostra disponibilità a trattare la questione è ampia, ma riteniamo che per una questione anche di correttezza nei confronti del Consiglio Comunale e di fronte a un'amministrazione che comunque si è presentata qui impreparata, che avendo a disposizione un ragioniere, un vice ragioniere, un esperto contabile e un collegio dei revisori, è venuta qui, a quanto abbiamo capito, impreparata. Diamo la disponibilità comunque, se si vuole cogliere, a una mozione condivisa adesso ed oggi. Diversamente chiediamo che venga messa ai voti la nostra mozione. Prego, consigliere. La mozione presentata dalla minoranza per i motivi che penso di aver spiegato abbastanza. Il suo intervento è la direzione del voto, no? Sta per me. È ricevibile per i motivi che ho espresso poc'anzi, il nostro voto sarà contrario. Detto questo, Presidente, sarà nostra cura dell'amministrazione andare a vagliare quanto emesso dalla seduta odierna e contemporaneamente vorrei ufficializzare quanto è emesso nelle varie riunioni di maggioranza che noi abbiamo fatto, e cioè impegnare l'amministrazione a porre in essere tutto quanto è nella nostra possibilità per spostare la terza rata al 2014. Grazie. Prego, Assessore Armani. Naturalmente, senza nessun intento polemico, consigliere, l'amministrazione non si è presentata impreparata. L'amministrazione si è presentata in tutta la sua, come dire, in tutta la sua forza. Ci sono tre assessori presenti, il vice sindaco, come tutti sanno, il sindaco è a Bruxelles. E l'assessore al bilancio credo che sia stato abbastanza esaustivo nell'esporre le ragioni dell'amministrazione, che non sono ragioni di poco conto, sono ragioni forti ed essenziali, perché come ben accennato il consigliere Avanza, noi rischiamo seriamente una crisi di liquidità. Crisi di liquidità significa non poter assicurare i servizi ai cittadini, significa non poter pagare gli stipendi sia agli operatori del Comites sia ai nostri impiegati. In questo senso credo che le motivazioni siano forti e l'amministrazione non è assolutissimamente impreparata, anzi al contrario, un'amministrazione capace che si assume le responsabilità anche di scelte impopolari, perché è troppo comodo dal suo punto di vista e dalla sua posizione fare pura demagogia, gettare nel caos totale l'amministrazione privandola di quella capacità di liquidità che il pagamento della prima rata entro il mese di ottobre ci assicurerebbe. È troppo facile e troppo semplice. Io anch'io sono stato dall'altra parte, consigliere Martorano, e ora sono da questa parte e sinceramente so distinguere del ruolo e ne ho piena coscienza e consapevolezza. È troppo facile stare dall'altra parte. Al contrario, invece, l'assunzione di responsabilità non è una cosa facile, anche di scelte impopolari, perché capisco che in questo momento può pagare dal punto di vista della popolarità, come dire, parlare di possibili rinvii. Per carità, tutti vorremmo rinviare, tutti vorremmo che i nostri concittadini pagassero di meno, anche noi vorremmo pagare di meno, anche io sono un cittadino di questo paese, anche io vorrei pagare di meno. Tuttavia mi devo confrontare con la realtà, che è quella che è, e la realtà ci dice che in questo momento l'amministrazione, il comune, l'ente, ha bisogno di liquidità, quindi non è impreparata l'amministrazione. Grazie. Presidente, devo precisare una cosa, l'assessore Ramarca. Qui nessuno vuole pagare di meno, forse non ha ben capito l'oggetto della discussione. Qui la cittadinanza deve essere messa in condizione di pagare quello che è giusto pagare, ma entro le giuste scadenze e con i dovuti tempi. Il discorso è diverso, l'assessore Ramarca non può travisare le nostre parole e l'oggetto della discussione di questa sera. Qui nessuno vuole pagare di meno. Qui la cittadinanza deve pagare entro la scadenza, ma con la predisposizione del materiale degli F24 e con il dovuto tempo. Solo questo, assessore Ramacca, è una precisazione che va a fare. Io mi auguro che gli avvisi di pagamento arriveranno in tempi utili, così si taglia, come dire, a testa di e terminiamo la polemica. No, dire soltanto che non ho travisato, non è travisato. Se dice pagare di meno, è travisato. Sulla reale intenzione, sullo se dice pagare di meno, è travisato. Non ho travisato, non ti devo. E nessuno ha detto di parlare di contraddittori, non porta la vita. Non l'assessore.
Consiglio su un argomento di così fondamentale importanza per l'intera cittadinanza doveva essere messa in grado di poter formulare una mozione condivisa, e se ciò non è avvenuto è per vostra mancanza. Se manca, cioè, se manca il funzionario, chiamate il comune per sostituirlo, mi scusi. Quindi lei ha pensato anche per essere stato l'ultimo intervento del capogruppo, perché qui non si parla della amministrazione della sua interezza, qua non facciamo scena, qua vogliamo i fatti, e nessuno vuole mettere in difficoltà nessuno. No, nessuno, per carità, ma che sia chiaro, la mozione, la mozione, la soluzione della mozione condivisa è un fatto che non è comunale, c'è la maggioranza opposizione, vediamo che cosa dice. Io chiedo cortesemente, non mettiamo di avere questi atteggiamenti così. Quindi, per piacere, sia l'amministrazione che i consiglieri, evitiamo questi dibattiti. I contribuenti effettuano il pagamento a partire dal primo giorno ed entro il sedicesimo giorno di ciascun mese. Come vedete, ci sono bene lasciato al contribuente, e mi sembra più che logico che questo avvenga, 16 giorni di tempo per organizzare le proprie tasche, le proprie finanze, allo scopo di capire se e come, se proprio in quale giorno del mese si possa pagare, con quale aiuto, con quale supporto si possa pagare. Non certo come sembra a me, a scopolone, il termine, come sta avvenendo in questo caso oggi per domani mattina. Grazie. Ma va che sto non credo che questi che sono dati di fatto possano essere smentiti, possano essere tacciati di malevolenza. Considerazione, ma va che sto la parola. Sì, poi il tempo qua mi ha chiesto l'indicazione di voto e io diciamo, ho detto sì, però qua vedo che il dibattito continua, quindi se permette vorrei dire la mia. Dico, e mi ricordo la consigliere Pirone in tal senso, il punto è chiaro, è anche un debato, un problema tecnico. Hai sbagliato a dargli la parola, sì. Sono dire no, dico... a chiudere. Quindi non mi puoi dire di no. Non sei democratico. No. Lui, non ti dice di no. Non sei democratico. Non vorrei. No, hai sbagliato, perché dopo le dichiarazioni di voto non dovevi dare la parola all'assessore. Intanto facciamo finire il consigliere Lanza, per piacere. Ce l'hanno con me, mi fanno mandare. Lo sai che ti voglio? Oppure lo dico. Dicevo che pensavo di essere stato chiaro. Sarà cura dell'amministrazione già da domani. Bagliare, quanto è messo? Anche questo discorso del sedicesimo giorno che avevamo fatto meglio il consigliere Priolo. Poi dico, non è che per forza deve emergere una mozione condivisa dalla maggioranza e dall'opposizione. Dico, l'agenda politica la stabilisce l'amministrazione con la sua maggioranza, la sua interezza. È come abbiamo detto, già questo argomento è stato più che sviscerato fra la maggioranza e l'amministrazione. Già in maniera informale l'amministrazione ha preso impegno con questa maggioranza di sviluppare la terza rata, mantenendo poi tecnicamente non lo so, ma sicuramente il 30 centesimi al metro quadro li pagheremo allo Stato, perché lo Stato li vuole subito questi soldi, ma in qualche modo faremo, se ci siamo presi un impegno e lo porteremo avanti. Intanto ripeto l'ennesima volta la mia dichiarazione di voto è voto contrario e mi auguro Presidente che ci accendiamo a votare. Grazie. Io dico, ma la questione di competenza, visto che poi vengo sempre tacciato di bacchettare i consiglieri di minoranza, la parentesi breve la concedo al consigliere Martorana, brevissimo Marco, con molta competenza, grazie. Brevissimo, anche perché dopo la dichiarazione di voto, torno a ripetere, non era concesso dare la parola all'assessore, quindi spero di, non è una gentile concessione, ma è un mio diritto a replicare a quanto mi è stato detto, perché intendo che l'accusa che mi è stata posta è un'accusa grave, la peggiore che si possa fare a una persona che si occupa di politica in un paese, che è quella di fare demagogia. Qui nessuno intendeva fare demagogia, come abbiamo ben esposto, abbiamo
messo nero su bianco ed spiegato nell'ambito del dibattito quelle che erano le ragioni morali e di diritto che potevano con ragionevolezza essere accolte e votate in questa assemblea. Abbiamo dato anche la nostra disponibilità a eventualmente emendarle in questa sede, cosa che non è stata possibile perché a vostra ammissione avevate bisogno di un confronto con quello che era il ragioniere, con quello che erano altre figure della vostra amministrazione. Comunque, questioni vostre, dibattute, le posizioni sono cristallizzate. Ciò che le volevo dire, assessore Ragnacco, è che noi non abbiamo fatto questa mozione soltanto per farci belli agli occhi della gente. Dico, questa è una nostra prerogativa che si è messa in evidenza dopo scorso. Mi permetta di dire che io non ho detto questo. Io ho espresso un concetto. Signori, torno a ripetere, abbiamo aperto anche la nostra disponibilità a eventuali esigenze che potevano essere contemperate e non sono state prese in considerazione, o comunque sono state dibattute all'interno, perché non è per forza che si debba fare una mozione condivisa, va bene, lo accettiamo pure. Quindi questo, diciamo, è il dato di fatto. Respingo al mittente la sua accusa di demagogia, perché qui nessuno fa demagogia, qui noi ci facciamo interpreti di un sentimento popolare, un sentimento di un sentimento di equità, perché è l'equità in questo caso che si è venuta ad intaccare nei confronti dei cittadini con dei provvedimenti che lasciano qualche Allora, a questo punto metto ai voti il punto numero 3, la mozione presentata dal gruppo di minoranza. Chi approva la mozione presentata dai consiglieri di minoranza, alzi la mano. 5 voti favorevoli. Molici, Stefano, Priola, Curvato, Martuana Marco e Fontana. Gli altri votano contrari, quindi 9 voti contrari. Esauriti i punti all'ordine del giorno, un attimo solo, che il nostro vice sindaco ha una comunicazione da fare. Presso il palazzetto dello sport dalle ore 17 alle ore 19 è previsto uno stage in cui parteciperanno 200 atleti praticanti la disciplina del taekwondo e dell'aikido, una disciplina che ormai il Consiglio Comunale, in particolar modo la 4ª Commissione Consiliare, ne ha conoscenza. Si tratta di una disciplina proprio a promuovere la violenza contro la violenza appunto sulle donne. Invito a partecipare, dal momento che si tratta di un tema a cui appunto la popolazione è molto sensibile, quindi siete invitati e vi aspetto. Un'altra cosa, volevo approfittare sempre di questo consiglio comunale appunto per rivolgere un ringraziamento a nome anche del sindaco, che oggi non è qui presente, ma anche in nome comunque dell'intera giunta comunale, ai carabinieri della stazione di Ficarazzi, in particolar modo nella persona del comandante Roberto Ghilla, ancora la polizia municipale, la protezione civile, per l'impegno che appunto hanno mostrato nelle diverse situazioni di difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. Faccio particolarmente riferimento durante appunto gli allevamenti. Grazie sempre della vostra disponibilità e dell'efficienza nel servire il nostro paese, vi siamo grati. Questa è una squadra brillante, posso dire anche il fiore all'occhiello del nostro comune, per questo l'amministrazione martorana è grata e fiera di avere a disposizione delle persone così efficienti. E un ultimo ringraziamento lo vorrei sottolineare, è rivolto proprio all'assessore in tribuna, che tra le diverse deleghe anche quella della protezione civile, per proprio la sua capacità di, per le sue buone, direi ottime capacità di coordinamento dei lavori e proprio
per la praticità dei suoi interventi. È vero, nell'acqua ci sei stato pure tu, giusto? Grazie a tutti. Dichiaro sotto il consiglio.